insieme a Stephen Harding il dottorato in scienze olistiche. È l'unico dottorato nel mondo che si occupa di una visione olistica della biologia. Nel mondo moderno abbiamo cercato di fare è stato controllare la natura, adesso invece sappiamo che la natura non è affatto controllabile. Dobbiamo partecipare alla natura. L'Aboca è uno dei posti che partecipano, uno dei luoghi che cercano di partecipare a questo modo di conoscere il mondo per cercare di curarlo. Osservando i pazienti e avendo lavorato tantissimo in ambito accademico, nella ricerca, sono arrivato a una conclusione ovvia per quanto riguarda la comprensione della medicina e gli effetti. E ho concluso che è la storia quella che conta più di tutti nella ricerca. Fin dall'inizio del progetto International Lecture, noi abbiamo ritenuto che all'interno dell'ecologia profonda si possa trovare delle risposte che possono essere, direi, facilmente applicate anche al tema dell'organizzazione aziendale, al tema della visione economica di una nuova strategia, di una nuova economia, nell'ambito di una diversa visione etica di quello che l'economia stessa può essere. E stamattina sono stata rimasta veramente impressionata all'interno dell'azienda del fatto che è ciò quello che io vorrei che i leader facessi. In realtà vorrei che i nostri leader si comportassero come degli erboristi. Se noi impariamo a lavorare sulla base della dinamica della vita, allora sarebbe possibile molto, ma molto di più. E questa è la vecchia visione del mondo. Questo è il tipo di organizzazione che viene utilizzata da ogni specie in questo pianeta, compresi noi. Se si tira da ogni parte della rete, in realtà la si tira via tutta. In pratica non si può compiere un'azione isolata. L'interconnessione richiede il fatto di essere responsabili dal punto di vista morale, quindi il fatto che noi capiamo realmente come il nostro comportamento ha un effetto sugli altri. La terza forma di leadership, quella che secondo me è la più avanzata ed è quella più vicina a poter governare la complessità, è un leader che fa un passo indietro. È un leader che è meno visibile del leader eroico, prova a creare le condizioni di contesto tali per cui queste condizioni facciano emergere dei comportamenti dalle persone, proprio emergono dal basso, che siano coerenti con gli obiettivi dell'azienda. Quindi è un leader creatore di contesti. Senza l'azione dal basso il muro comunque non sarebbe caduto. Ecco, la cosa interessante, no, è che forse tutte queste letture sono vere, no? Perché ci dice che di fronte all'evento ci sono leadership che perdono e leadership che vincono. Chi cerca di controllare, di minimizzare i danni, molto probabilmente è il fautore dei danni peggiori che lo travolgeranno. Gli organismi possono controllare il proprio ambiente, quindi per esempio possono costruire delle nicchie in cui possono vivere e selezionare quindi la propria progenie. Una terza idea è che per via delle adattabilità... Per me è una sorta di eroe, perché avevo un modo straordinario di guardare al mondo e anche di cambiare il suo modo di pensare quando osservava il mondo, perché osservando il mondo appunto poteva anche sviluppare nuove idee e cambiare anche il suo modo di pensare. Erasmus Darwin, quindi l'altro nonno di Darwin, e Joseph Wedgwood, assieme ad altri amici che la pensavano come loro, costituivano all'epoca un club informale. Gli uomini della Luna navigano sulla cresta del nuovo.
Comunque certamente Darwin ha contribuito a eliminare dal discorso scientifico l'idea del creazionismo, cioè l'idea che gli organismi viventi siano stati creati una volta sola e così siano rimasti. Tutto quello che accade negli ecosistemi che non è prodotto diretto dell'evoluzione biologica è un potenziale rischio di destabilizzazione, un'idea a cui noi ci dobbiamo abituare naturalmente. Come ecologa ho scoperto, insomma, di considerare estremamente importante la mia dimensione familiare come, insomma, uno strumento per creare un nuovo umanesimo, una diversa attenzione anche verso il futuro che i nostri bambini rappresentano. L'immagine del castoro che creava la sua piccola nicchia, no? E faceva vivere i suoi castorini nella nicchia che era andata a creare. Quella nicchia va a determinare l'evoluzione del castore. Quindi penso che la domanda con cui possiamo lasciarci oggi è proprio questa: che nicchia stiamo costruendo per i nostri figli? Posso dire che ci dobbiamo, iniziare a percorrere un nuovo cammino, ci dobbiamo mettere in testa che siamo sul punto di sperimentare un nuovo inizio. Questi temi sono temi che non sono materia soltanto degli scienziati, sono cose che devono riguardarci sempre di più e sempre più da vicino. L'imperativo etico, cioè agisci in modo da aumentare il numero delle possibilità per te e per gli altri. E chi entra in questo spirito e crede in questo, lo capisce, lo conosce, lo intuisce, riesce a sentirsi parte della Terra e quindi poi alla fine la rispetta. Un approccio ecologico sa benissimo che noi abbiamo bisogno di nuovi modi di vivere il pianeta, di un nuovo rapporto di coevoluzione con la natura. In un mondo che sostanzialmente non ha più né Dio né eroi, perché l'unica cosa che noi possiamo fare è stare attenti a quello che facciamo oggi e ogni giorno, qui dove siamo. Questo universo che è lo stesso per tutti gli uomini, non lo fece nessuno tra gli uomini e nessuno tra gli dèi. Era, è e sarà fuoco che si accende e si spegne secondo giusta misura. Questa è la Fiusis.